È stato inaugurato questa mattina alla presenza del sindaco De Magistris, del presidente della Camera Roberto Fico e del cardinale Crescenzio Sepe, la Casa di Vetro, il nuovo centro ludico per i bambini e i ragazzi di Forcella. Il progetto La Casa di Vetro, realizzato grazie all'associazione L'Altra Napoli Onlus, ha visto la trasformazione di un'ex vetreria completamente abbandonata di 630 metri quadri su due piani in via delle Zite. Dopo la completa ristrutturazione sarà destinato a diventare un luogo di aggregazione sociale e di contrasto alla devianza giovanile. Noi apprezziamo molto questo modo di operare dell'Altra Napoli Onlus, che mette insieme energie imprenditoriali, professionisti, associazioni, sponsor, il mondo della finanza, delle banche, integrandosi col territorio. Quindi non con operazioni dall'alto, ma operazioni che sono in linea anche con la visione politica che abbiamo messo in campo da anni noi come amministrazione, cioè pubblico e privato che dialogano bene insieme, in cui i protagonisti sono gli abitanti, in cui si punta all'energia positiva, alla rigenerazione urbana, alla partecipazione, al riscatto di Napoli, che è ormai sotto gli occhi di tutti. Forcella non è più solo il teatro anche di azioni criminose, ma negli ultimi anni è soprattutto il luogo in cui c'è un effluvio di iniziative culturali, tanto associazionismo, la scuola protagonista, i turisti, bed and breakfast, impensabile alcuni anni fa. Ed ecco perché energia positiva tira energia positiva. Così come il male rischia di essere certe volte contagioso, in questa città il bene sta diventando sempre più forte del male. Questa è la mia visione di città.